Ha ragione, ha ragione, ha ragione.
vengo avanti. Mille salve a tutti quanti, Parlemon se il bramante qua. Ma il suo nome, il suo casato, non è un saggio Brodolosi, un dottor de più famosi, nella vecchia e nuova età. Non mettiamo in espuncato, a del goffo in verità, a del goffo in verità. Non mettiamo in espuncato, non mettiamo in espuncato, a del goffo in verità, a del goffo in verità. Verme di padrino le tante lettere che a voi dirigono patrizie nobili che me trovarono per lungo spazio un profondissimo enorme merito. Enorme merito per miei specifici contro i malefici, bordi benefici, anti scorbutici e per le pillole che senza ipergole lungo vivere a lui mangere. Signor leggetele, signor leggetele, signor leggetele, signor leggetele, eccole qua, eccole qua. Di Trachi al principe che a sua memoria terrà questa tua mi fece ricere, più da sculami a cui non si vedeva la dama colica che maledisce e mi nomina il nuovo Ippocrate, conte Figaro che ancora mi celebra, duca spiccola e qui la spigola e qui decidera qui non si vedeva. Io col banchiere parlo nel tante, tante tante commenta pizie, so sanissimo, anzi vastissimo, o caputissimo conoscerà, quei donne un stato che in ogni età, terror dei medici sempre sarà, sempre, sempre sarà. Mi manda a letto, so su me. Di conseguenza,
non starete indigesta. No! Dunque siete pazza, d'ottava specie! E voi, bestia di nono genere! Signor, quel colonnello che ieri il giorno giunse ed andò alla locanda ed il cui nome conoscer mi imponeste è venuto in persona e brava a visitar quest'istituto. Il suo nome? Blimbal. Esso, il marito di Lorina. Ma dille che il colonnello è il suo consorte stesso. Che onor sarà da lei? Vado ad obbedirvi. Voi, miei signori, perdonino un momento. Ma l'uomo che io riceva, un colonnello. Un colonnello? Un colonnello? Blimbal. Blimbal. Tanto sapore. Il colonnello del reggimento mio. Io ero suo trombetta e disertai. Cassetta mia, siamo nati a passar guai. E lo conoscete voi? Per mia santa disgrazia, fui costretto in mia casa ad alloggiarlo. Facevamo l'amor e sposarmi promise. Però, quando fosse morta sua moglie, intendio, oh, entrate in queste stanze ed aspettate ciò che deciderà il collegio medico. E Dio, che fo? In quest'altra rimanete finché il collegio stesso non giudicherà del vostro gran specifico. Blimbal, innamorato di costei, e chissà di quant'altre, non ha poi tanto torto mia nipote, se lo chiama infedele. Ma quando si vedranno, in segreto fra loro, s'aggiusteranno. Corretto,
riveder la moglie, che dopo pochi mesi d'unione dovette esserne preda per 3 anni. Vieni in un sico, come in un banchè pazzi. Morina io son, nipote di Don Lemon, e voi? Il dottor Don Eustachio Brodolosi. La cui Blinval, essa dice, dar la man promise, quando, salute a noi, la moglie passerà fra i morti suoi. Oh, scellerato, mio zio! Hai saputo, nipote? E che ho saputo? Quel Don Eustachio ha detto che qui vi è una pupilla a cui Blinval... Voi donne non costa fatica alcuna. Di quale? Ingerti pazza e deplorar con arte la morte del tuo sposo. Egli me non conosce per tuo zio. Io come direttore dell'istituto in questa sala il condurrò. E vedrai se all'aspetto del misero tuo stato piangerà o riderà. Un uomo incomparabile sono il vostro. Letto poteva escogitar sì bel progetto. Signor dottore, se viene il colonnello, vi prego di tenergli compagnia finché torno. Non posso, udite, ma sentite, è partito. E a Don Eustachio affidar proprio dovea un tal ricevimento. Lingua ne ho, o non ne ho, mal creato tizzone, or gliela scioglierò col mio bastone. E non si incolori, o capri, farmi Eustachio il trombetta, e vergine ti perdo, o siringhetta. Si fermi, ma mi lasci un momento, più tardi orvo di fretta, ma questa è inciviltà, l'abito per pietà, si volti, si volti. Quell'occhio ci bolletta,
presentano il ritratto d'un giovine trombetta che un giorno disertò e a medicare andò. Ma se mi cade in trappola, imprigionar lo può, imprigionar, 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 sì sì lo può, ma se mi cade in trappola, ma se mi cade in trappola, ma se mi cade in trappola, imprigionar lo può, imprigionar, sì sì lo può, imprigionar lo può. Se parla di ritratto con forme e somigliante, anch'io le do per fatto che il corpo il suo sembiante presentano l'estratto d'un celebre cantante che Napoli lasciò e a Londra se ne andò. Per far quella pecunia che io vedo sì e no, la vedo sì, la vedo no, e noi sì, e sì e no, per far quella pecunia, per far quella pecunia, per far quella pecunia che io vedo sì e no, e no, e sì e no, io vedo sì, sì e no. Ma dunque tutto equivoco, mi creda. È tutto equivoco. Adunque tutto equivoco, mi creda, è tutto equivoco. Ebbene, la forza del vero scoprirà. La forza, allo, sentitemi. Oh, per carità, fermatevi. È tutto equivoco. La tromba, il corno, la forza. La tromba con il pipero, ma sai comandi qua. La forza, per carità, la forza. Se n'è andato svaporato e che mosse, e che mosse, e che mosse, e che ci gatto qua una tigre. C'è bello, povero, povero, se n'è andato svaporato, se n'è andato svaporato. La storia sul vapore ci risponde di per quanti miei partiti di carotte fosse un letto maccherò. L'ultima diventa la mia scienza sul rettar. L'ultima diventa la mia scienza sul rettar. Io son pazzo. E non son pazzo, e più che cazzo, pur ragiono, pur non ragiono.
ragiono. Don Pom ragiona col modello e col cervello, col modello e col cervello. Il cervello poverello se n'è andato svaporato, ha cambiato e trasformato un ricercello di trombati. Ma che pazzo, qualche pazzo, non ragiona, non ragiona. Fare un passo, non temete. Sono io, cagion di sua pazzia. Morirà, tu
guarirà. Ma lasciate che i suoi piedi... Un permesso, signore. Ma dirne voglio al me. Suo servitore. Oh, chiudi quanto vuoi, di qui non parto. Scusate, è qui venuto Eustachio il medico. Perché? Per riuniti son tutti i dottori. Per risanar Norina dalla pazzia. Vostra moglie è pazza, Norina, la nipote del signor D'Arlebon, che per le poste ier sera rompicollo qui giunse ad incontrar il reggimento dei dragoni. Dragoni? Già, voi siete il colonnello. Avanti, avanti. Colleghi, tutta allegra, andava ripetendo: arriverò, gli parlerò. Pazza colei, scherzate! Non pazza! Ed è nipote a D'Arlemon! E con dragoni, che ha che far? Che amasse qualche ufficiale, e ciò dove succedere pria che fosse mia moglie, poiché lì stesso giorno che i dragoni partirono, partì il mio reggimento. Dunque d'accordo son, nipote zio, perché l'abbandonassi? E in piena libertà qui la lasciassi. Punirti voglio indegna con l'armi tue medesime. Pazzo anch'io fingerommi del dolore che mia moglie morì. Il caso qui condotto ancor Cristina, e per mezzo di quella vendicarmi saprò contro Norina. Questo è pazzo, arci pazzo. Aiuto, aiuto, salvami Frank! Che avvenne? Guarda, è vuota! Ebbene? Cristina, che giù di tardo via di sua pazzia, appena doppiata questa scatola sventurata che doveva sanare il suo cervello, me la strappa di mano e blaffe in testa me ne fa un cappello! Invece avete un'altra pilloletta. Che? È ritornata? No, per il colonnello. E te ne vieni con la pilloletta. Per quel corpo di lardo dovrian essere palle da biliardo. Dunque pazzo da un danno incatenato. E pazzo da catena. Frinval. Il colonnello. Quella è una iena. Morte, perché non vieni, ahimè, il colonnello? Morte, perché non vieni, ahimè, ti ferma! Ti trattieni, pian pian, ti ferma, poiché ti trattieni. Pian pian. Bel bello. Piano, piano, piano. Bello, 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 bello. Dunque, Norina, è morta, oh no, non vuol morir, no, è tutta la speranza, chi sei tu disperato, che annuncia la speranza, son Frank, autor dannato. Lasciate che il padrone voi intanto ad avvertir. Ti trattieni. E intanto con costui mi lascia testa a testa. Dove fuggì? Dove fuggì colui? Il Beniameto resta. E colui che meglio dove? Dove? Dove da voi si sa? E voi che io faccia il morto? Oh, oh, ma questo un pensar corto. Qui solo sole Eustachio farà questo signore, e per la gran paura il fiato per
ma questo un po' s'accorto. Ma la tua signore, Norina è morta, Norina è morta. Scoprirò, non perderà, sì. Thank you.
colonnello, eppur vi dico che un tratto divenne forse nato, e la giurò, fintanto che parlava della moglie, e quando disse che al dolore non reggeva di vederla impazzita, ed io risposi che mai pazza era stata vostra nipote, qui giunta ieri sera. Allora andò in furore, vada per l'avvenire di tacere quanto vedi e quanto senti, ritirati. Eustachio, buon tanto Eustachio, ora non v'è che il suo languente spirito. Sedetevi. Non posso. Perché? La nervatura sta tutta per sedersi in sepoltura. Ma dite che vi accadde? Il colonnello, nel riveder la moglie e la pupilla, preso da un ghiribizzo tutto nuovo, mi ripiglio la celebre sua mazza e solo il cielo ed io sappiamo quante ne ha consegnate a queste ingenue piante. Il colonnello dovrà sentirmi. Or vedete a costui che mai gli salta in mente, onde stizzir quel cane maggiormente. Perché da questa casa mi salvi e mi comparta, pel medico vorrei con questo foglio degli sensi miei. Mi fareste un favore? Non accordo favori, il tempo stringe. Si prenda con l'amore. Figlia, figlia, tu mi squarci il cuore. Quell'unghie fan tremar. Potre blu. Sì.
signor. Ah, Fripon! Sì, signor. Votrebli, Fripon! Quel che volete, basta che calate le mani! Se ti nieghi a quel che dico, vuoi sgraffiarti e rovinarti, vuoi strappiarti e vuoi svisarti, quel gazzaccio vuoi strapparti. Se ti nieghi a quel che dico, vuoi sgraffiarti e rovinarti, vuoi strappiarti e vuoi svisarti, quel gazzaccio vuoi strappar. Se ti nieghi a quel che dico, vuoi sgraffiarti e rovinarti, vuoi strappiarti e vuoi svisarti, quel gazzaccio vuoi strappar. Dammi il foglio! Dammi il foglio! Oh, lo accetti? Allora, oh mio caro, 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 vedi quanto grazie, sento, grazie, sento, grazie, sento, grazie, sento. Oh mio caro, 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 pane, bello, pane, bello, pane, bello, io ti voglio sempre amare. Donne, donne, come faccio state attenti, di farò. Donne, donne, come faccio state attenti, di farò. Quando parlo, voglio staccio mille pezzi. A suonare, allora suonerò anch'io qualche strumento. Suonate quel che più va grade e piace, che io suono quel che più mi va a capriccio. Lontano fuori e tu
madama, e del tenente che qui attendete, non cantate niente. Signore, è la pupilla che segue taste sin nell'ospedale dei matti. Al vostro suono non ispira altro tema, è miglior tuono. Vi dirò, l'amor mio è d'una fresca data, la vostra fiamma è assai inveterata. Sin da prima che veste sposato quel tal Eugenio Blindval. E benché se lo creda, oh sole, quell'adorato ufficialetto, oh caro nome, diavolo, l'ho trovato, oh mio caro, caro gusto, dove? Comandate, io stesso incontro a lui ne andrò, e qui precipitarvelo farò. Grazie, grazie, da voi non voglio tanto incontro. Oh, non fa nulla, io crepo. Piuttosto, se mandar poteste alcuno. E mai? Qualche ordinanza? Sì, signora, ora scoppio. Sentite... che gli dica appena il vede, che Norina l'attende, abbraccio per te, che non dorme, non mangia, che no... Adesso la scallo! Sospiro per lui solo, la notte e lì, che pace allora avrò! Basta, basta così! Gente, gente appena spunta dei dragoni il reggimento, a madama già consunta l'avvertite il mantinente, che se arriva il suo tenente che non trova il mantinente, 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 la meschina poverina se non vede il mantinente anche la tramortina, poverina, 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 anche la tramortina, poverina, poverina, ma anche la tramortina. Oh, 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 poverina, se non vede anche la tramortina. Servitori, servitori, se vedete la pupilla parigina, il papa la contagina e la brora si vicina, che per caso sia un'altrora a vederla indugia ancora, se un'altrora indugia ancora, indugia ancora, indugia ancora, e meschina poverina piangerà, singhiozzerà, piangerà, singhiozzerà, poverino, poverino, il papa singhiozzerà, e la papa morirà, poverino, poverino, il papa singhiozzerà, poverino, poverino, il papa Signora, voglio un bene, te lo devo dire, non mi ha detto di me, non mi ha detto di me, non mi ha detto di me.
il rubacuore. Non dico quella sei la mia stella, ho questo tono che solo avramo. Non posso accento né cigano, domiamo ogni vecchio presto morrà. Non con la mano il rubacuore, con la carrera e la parte in gloria. Non fa il corriere, nulla sta affetta. L'avventuriere non va aspettando, non va incontrando i reggimenti ed i tenenti, e per le poste farò un piposte. Lascio la casa, la mia città, io mia civetta, non fa il corriere. Non va aspettando, non va aspettando, per le poste farò un piposte. Lascio la casa, la mia città, non va aspettando. L'Italia girerò e voglio anche i capelli a rivedere andrò. A Roma una contessa che fa per me lo stessa, a Genova l'attrice, a Parma la pittrice, a Napoli l'artista, a Genova la pittrice, e con una servotta che mi ha dato la me. Partito il colonnello, eccolo di là.
poi chiede questo disgraziato un permesso e si è i prieghi di darle man. Lasciate ch'io rivegga Norina e dopo tutto io lo perdonerò. Venite senza paura, io non son pazza. Che so? Ovviamente questa. Quando farmi sua sposa, quel signore giurò. Quando la moglie è andata nel tombò. E qual era lo stato della moglie? Vecchia e presso morir. Ma chi fu il primo che spiegossi amante? Oh, che mi piaceva tanto, tanto. E che disse che vecchia era la moglie? Io, per togliermi questa sanguisuga. E andavi a Parigi, invece di Lione. Onde accertarmi d'un tradimento, e tu con l'ali ai piedi giungesti qui a sera. Per aver due notizie. Hai ragione, sono io l'ingrato, che potei dubitar della tua fede. Oh, oh, oh. La pupilla è crepata. Creperei tu, malvagio, io sto tremendo. E godo della loro felicità. Prego soltanto voi a non darmi di nuovo innanzi questo avvoltoio. Sì, meco resterete, finché per mezzo mio non vi si renda quanto voi spetta, e tolse quella vara. Io muoio dalla pille. Chiedo scusa pertanto al colonnello. Se con un progetto di pazzia riacquistarmi faceste una tenere amabile consorte. La qual non altro bramo che di riavere quel cuore dolce compenso e più costante. Yeah.
Yeah.